Salve a tutti amici di YouTube. Allora, oggi sono qui per vari episodi che sono successi in questi giorni nel gruppo Under the Game Up The Fantasy. Una delle cose che ha fatto molto discutere è stato il fatto che io abbia voluto vendere una delle mie informazioni, una delle mie strategie, al modico prezzo di 5 euro. Svariate persone hanno comprato questa informazione e hanno avuto un vantaggio sulle altre di un giorno, 2 giorni, insomma, rispetto a quanto mi hanno pagato e rispetto a quando io abbia detto questa carta. A conto che adesso penso che sia giunto oramai ora che io la dica pubblicamente questa carta. La carta in questione è giusto appunto Jurak Dino. Jurak Dino si presenta come un mostro di 3 stelle, molto importante questa cosa. Fuoco, dinosauro, attacco 1700, difesa 1000, come tutti i Jurak d'altronde. È un Tanner, cosa molto importante, ma a mio modesto parere questa carta è molto forte perché il suo effetto è pressoché una card D, a discrezione del fatto che deve distruggere un mostro. Quindi farci un deck profile sopra, no, ma la carta in sé, il suo effetto è quando distrugge un mostro, tributi un mostro Jurak e peschi 2 carte. Cosa molto importante è che mentre la card una volta evocata praticamente è tributata, ci fa terminare il nostro turno anche se pescare 2 carte, la card card è anche essendo 2 stelle non ha molte cose con cui essere XYZ e altro, oppure ci fa sincronizzi, insomma, morale della favola. Una volta evocata la card card e ci fanno vedere sopra, è veramente difficile. Insomma, diventa pressoché un giallone di 800 in attacco, molto inutile. Invece andiamo a vedere il Jurak Dino. Nel momento in cui io evoco il Jurak Dino è comunque un 1700, stiamo parlando praticamente di un metagame dove praticamente ci sta il libellula Insector, Centipede, tutti i wind up, contro Dino Rabbit, ci sta per esempio la Tour e quant'altro. Cioè, ora come ora questa carta può essere giusto sovrastata da un Thunder King o peggio ancora da un Sabersauro. Però andiamo a vedere, diciamo, casi particolari dove per esempio noi vediamo che in questo metagame la mossa standard di primo turno è evocare il Tour Guide, quindi il nostro avversario ci evoca Tour, noi spariamo Veler e lui c'ha un 1000 in attacco, quindi noi quando peschiamo evochiamo Jurak Dino, attacchiamo la Tour Guide e poi tributiamo per pescare 2. Se il nostro avversario non ci vuole far pescare 2, ci sparerà Veler in faccia. Conseguenza di ciò, entrambi abbiamo sprecato un Veler, però in questo momento ci ritroviamo con questa situazione, lui Tour Guide e noi Jurak Dino, e lui va a perdere la Tour Guide, quindi praticamente già con questa combinazione semplice noi siamo andati in più 1, più 2 strategico-tattico. A conseguenza di ciò, praticamente, non solo abbiamo fatto sprecare un Veler, ma noi abbiamo ancora un mostro in campo, un mostro che è un 1700, che ora come ora i 1700 diciamo che potrebbero causare qualche fastidio, in special modo se poi tipo giochiamo carte come Lancia Proibita, in modo tale che lui quando poi ci attaccherà Lancia Proibita, gli spacchiamo il mostro, tributiamo e peschiamo sempre 2, perché comunque l'effetto del Jurak Dino può essere usato in entrambi i turni. Una delle cose molto importanti di questa carta è appunto il fatto che è 3 stelle, a differenza della card card che è solo 2. Se nel turno che noi evochiamo Tour e prendiamo Sangan, nel prossimo turno possiamo evocare Jurak Dino, se non vogliamo perdere il Sangan, comunque possiamo fare XYZ di livello 3 con la mitica Tour. Oppure, meglio ancora, possiamo fare anche Brionac, perché ricordiamo che comunque questo è un Tanner, quindi nel momento in cui facciamo un Mind Control sopra il mostro dell'avversario, noi o abbiamo la possibilità di fare un XYZ, oppure abbiamo anche la possibilità di sincronizzare. Certo, è vero che i sincro sono andati particolarmente in disuso, ma comunque abbiamo la possibilità di avere molte più combinazioni rispetto a una card card D. È vero, siamo soggetti a bottonness, ma in questo metagame quasi tutto oramai è soggetto a bottonness. Quindi a mio modesto parere questa potrebbe essere non dico una prossima money card perché comunque è una super dell'arsenale nascosto, ma sicuramente se tutti quanti capissero la sua effettiva potenza potrebbe diciamo aumentare discretamente di prezzo. In che deck possiamo usarla? Beh, cioè, noi sappiamo per certo che alcuni Insector giocano 3 Guaiba di main, quindi 3 Guaiba possono andare benissimo a ricercare il monodino 1, 2, oppure giocare direttamente il doppio Dino, ma non solo questo, perché noi possiamo giocarlo anche in un Dino Rabbit. Un Dino Rabbit, visto che il nostro avversario molto spesso è troppo grosso e l'avversario tende a settare,
Questo te lo spara in attacco, attacca e poi spara due carte, molto, molto efficace come cosa. Possiamo anche giocarla specialmente in un Bubble Beat che praticamente dispone di lancia proibita e quant'altro, però ci dà la possibilità anche dopo aver pescato due e quant'altro, perché è anche un peschino questa carta, ti faccio una fusione miracolo sopra e quindi scendere il Nova Master. Ribadisco che nell'Insector sono tutti mostri di livello 3, e quella è livello 3, un Brionac anche al posto giusto, specie se in questo Insector noi ci andiamo a giocare un richiamo del posseduto, farà sì praticamente che scartando, possiamo scartare a mano per farci rimbalzare in mano un richiamo del posseduto o quant'altro. A me dispiace che molte persone dicono: ma come, è un gioco di carte e quant'altro, tu fai pagare 5 euro per questa informazione, ma io dico sì. Ci sono pro che le loro informazioni non le sapete e non le vedrete mai, se non quando oramai hanno vinto l'Europeo o quant'altro. Io, a mio modesto parere, con queste cose non dico che ci mangio, ma sicuramente posso fare un tenore di vita migliore. Quindi la mia informazione mi ha fruttato una discreta cosa di denaro. Mi dispiace per tutti quanti, forse non è morale, forse non è etico, ma non mi interessa, perché ci sono politici che rubano tanto agli stati come il nostro, miliardi, e non penso che 5 euro nella tasca di qualcuno che viene a mancare sia una cosa esorbitante. Quindi io ringrazio veramente tanto. Mi dispiace che non siate d'accordo, mi dispiace, forse non vi piace nemmeno questa carta profile. Io propongo sempre un commento, un video di risposta e soprattutto mi passa per lo stracazzo, perché io faccio quello che voglio, e soprattutto se voi non vi sta bene quanto vi pare e piace, la porta è quella, potete alzare e andarvene. Grazie a tutti quanti, alla prossima.